Se hai deciso di posare un pavimento flottante, questo è il primo passaggio che devi tassativamente compiere, ovvero posa direttamente sulla pavimentazione esistente sia il pavimento che hai acquistato che il battiscopa. Io infatti ce l'ho all'interno di questa scatola. Lo posi direttamente per terra all'interno delle confezioni con il quale ti è stato venduto. Questo passaggio va effettuato tassativamente non meno di 48 ore prima della posa del pavimento che hai acquistato sulla pavimentazione esistente. Questo perché in questo breve asso di tempo i materiali che compongono sia il pavimento che il battiscopa avranno modo di entrare in simbiosi, di adattarsi il più possibile con le condizioni presenti nel locale che devi pavimentare, in primis temperatura e percentuale e tasso di umidità presente nel locale. Ovviamente appoggi a terra sulla pavimentazione esistente il pavimento e il battiscopa a condizione che la pavimentazione sia asciutta. Questo è un problema che non sussiste se esiste un pavimento reale. Nel caso mio invece di un massetto costruito di recente, assicurati che sia perfettamente asciutto. Puoi accertarti avvalendoti di apparecchiature elettroniche dedicate proprio alla misurazione dell'umidità della pavimentazione, oppure in termini di tempo facendo trascorrere minimo 30-40 giorni dalla data di ultimazione della realizzazione del massetto. Ovviamente nel corso di questi giorni fai areare bene il locale proprio per far sì che la pavimentazione sia più che asciutta. Minimo 48 ore prima, ovviamente meglio eccedere se possibile. Il materiale che devi acquistare per la posa del tuo pavimento flottante si divide in pavimento, ovviamente, battiscopa ed il materassino. Per quanto riguarda il calcolo di quanto materiale acquistare, il pavimento e il materassino lo sviluppi in metri quadri e ovviamente vai a misurare la metratura della superficie che devi pavimentare. Questo varia a seconda delle dimensioni del locale da pavimentare. La regola comune invece è quella di acquistare, a calcolo effettuato, un 10% di materiale in più, in modo tale da avere un eccesso di materiale che vada a compensare o eventuali sbagli che puoi fare durante la posa, in particolar modo durante le operazioni di taglio, oppure in un futuro, dopo aver posato il pavimento, potrai avere la necessità di sostituire uno o più lastre della pavimentazione e in questo modo potrai avvalerti di questo 10% che hai comprato in eccesso. Quindi indicativamente una o due scatole di pavimento in più vanno sempre acquistate. Stessa regola vale anche per il battiscopa, conviene comprare almeno un listone di 2 metri in eccesso. L'unica differenza del battiscopa è che la misura la rilevi in metratura lineare, quindi andrai a misurare tutto il perimetro della stanza che devi pavimentare. Ricordati di considerare nella misurazione lineare per il battiscopa eventuali sporgenze, quindi spigoli, angoli, insomma di seguire il profilo del perimetro della stanza. E se il locale è interessato, come nel mio caso, da delle colonne, ricordati di calcolare anche il perimetro delle colonne sulla pavimentazione, in modo tale da avere acquistato materiale a sufficienza. Ma a cosa serve esattamente il materassino ed è indispensabile adoperarlo? La risposta è sì, assolutamente, è indispensabile adoperarlo e serve a 3 scopi fondamentalmente. A quello di proteggere gli incastri delle lame che compongono il tuo pavimento, una volta posato il pavimento, a quello di compensare piccoli avvallamenti o piccole discrepanze che possono essere sulla pavimentazione esistente, in modo tale da creare un piano il più regolare possibile. Occhio però, perché non fa miracoli, parliamo nell'ordine di millimetri, di un millimetro, un millimetro e mezzo di compensazione, però è sicuramente un valore aggiunto, aiuta moltissimo. In più, il suo terzo e ultimo scopo, sicuramente non meno importante, è quello di andare a smorzare il ticchettio generato dai passi di chi calpesterà il pavimento che stai per posare. Il materassino ad oggi ormai esistono di varie misure, di vari componenti, quindi materiali diversi e di vari spessori. Quello che posso suggerirti è di farti consigliare dal venditore quello più adatto alle tue esigenze, sia in base alla pavimentazione esistente, sia in base appunto alle esigenze che hai a seconda anche del tipo di pavimento che vai a comprare.
Ti mostro adesso di quali attrezzi ti devi avvalere per la posa del tuo pavimento flottante. Ti servirà una troncatrice per il taglio del legno. Ovviamente non tutti hanno la possibilità di avere o di procurarsi una troncatrice, questo non è assolutamente un problema. In alternativa ti puoi avvalere di un seghetto alternativo, una sega giapponese, se non ne possiedi una e non riesci a reperirla va benissimo anche una sega d'osso, che è più facile da reperire, ed una dima per tagli obliqui. Con questi tre elementi vai a compensare la manchevolezza della troncatrice che non possiedi. Inoltre ti servirà una riga da edilizia, da muratore, in alternativa va bene anche una livella, l'importante è che non sia più corta di un metro. Del nastro di carta, ma va bene anche del nastro comune marrone, quello da pacchi, un martello preferibilmente di gomma, pistola del silicone con ovviamente all'interno la cartuccia del silicone, un flessometro, in alternativa se non ne possiedi uno va benissimo anche un metro di legno, una matita, un cutter, in alternativa vanno bene anche un paio di forbici, degli spessori o cunei distanziatori di uno spessore minimo di 5 mm, massimo di 10 mm, un battitore di posizionamento, un tiralame, infine una squadra. Se non possiedi una squadra, anche qui non l'acquistare, non è indispensabile. Vorrà dire che poi userai il metro di legno in questo modo qui, come un semplice righello. Gli spessori che ti ho menzionato prima, che devono essere minimo 5 mm, massimo 10 mm, sono indispensabili per una posa corretta del tuo pavimento flottante. Insieme al battitore di posizionamento e al tiralame li troverai in vendita in tutti i Brico in un kit unico dove te li porti a casa con poco meno di una decina di euro. Il compito di questi distanziatori è quello di tenere la lastra del tuo pavimento distante dal muro sia in maniera uniforme grazie proprio al loro spessore. In più, altro valore importantissimo è quello di dedicargli uno spazio di tolleranza del quale il tuo pavimento flottante necessita in maniera indispensabile. Infatti questo tipo di pavimentazione, a causa delle condizioni climatiche che inevitabilmente varieranno estate e inverno e del tasso di umidità per conseguenza alle condizioni climatiche, questo tipo di pavimento inevitabilmente una volta posato, quando avrai tolto gli spessori e questo spazio che rimane sarà coperto dal battiscopa, questo pavimento in maniera impercettibile compierà dei movimenti di dilatazione o di restrizione. Se non adoperi gli spessori che ti ho menzionato prima e appoggi direttamente la lastra contro il muro perimetrale, quando il pavimento cercherà di dilatarsi, non riuscendoci, inevitabilmente andrà a gonfiarsi nella giuntura con le altre lastre imbarcandosi, potrebbe addirittura arrivare a spezzarsi. Quindi indispensabile l'uso degli spessori che non tassativamente devi acquistare, puoi anche procurarteli tagliandoti i ritagli di legno. Dopo ti mostro come impiegarli durante la posa e grazie proprio a quest'ultimi, una volta posato il pavimento e rimossi gli spessori, il pavimento potrà dilatarsi tranquillamente grazie allo spazio lasciato su tutto il perimetro della stanza. Passando all'atto pratico, il primo passo che devi compiere è quello di controllare che il piano di posa abbia uno scostamento massimo di planarità di un millimetro usando un regolo di un metro. In caso di colature di tinta dovute a una tinteggiatura vanno tassativamente rimosse. In caso invece di conche o cedimenti del piano esistente, come nel mio caso del massetto, ti devi preoccupare di livellarle con un taccone. Io ho adoperato del cemento. Ok, a questo punto sei pronto per posare il tuo pavimento.
due cose, una tassativamente da rispettare, l'altra è un consiglio spassionato. La prima, quella che tassativamente devi fare, è pulire il piano di appoggio, quindi dove andrai a pavimentare, con una scopa, con un aspirapolvere a tuo piacimento, ma deve essere perfettamente pulito. Il secondo, quello che voglio avanzarti, è un consiglio puramente spassionato, ed è quello di posare in verticale alcune lastre del pavimento che stai per iniziare a posare, in modo tale da avere una sorta di campionatura e decidere a tuo gusto e piacimento, o con il committente del lavoro, in che modo posizionare le lastre, scegliere così la venatura della pavimentazione che stai per posare. Come detto precedentemente, quindi il primo passo che devi compiere è quello di stendere il materassino tra la pavimentazione esistente e il pavimento che dovrai andare a posare. Steso il materassino, identificata la lastra che hai deciso di posare per prima, ricorda sempre che ogni lastra ha due incastri. Un lato femmina, un incastro maschio. Entrambi gli incastri devono essere sempre integri e non danneggiati. Le parti danneggiate vanno rimosse, oppure non posare le lastre con incastri danneggiati. Il lato femmina va posato verso il muro di partenza, in modo tale che hai fronte a te il lato maschio. Vai a spessorare la parete perimetrale sia sul fianco che frontale con gli spessori del kit che ti ho menzionato prima, o con quelli, come nel mio caso, che ti sei fatto da te. Io sto adoperando spessori di 7 mm. Posizionata la prima lastra in questo modo qui, devi ultimare la fila. Per chiudere la prima fila vai a presentare la lastra che impiegherai, presentando l'incastro maschio contro il maschio della lastra già posizionata. La spessori in modo tale da creare la circostanza che si presenterà dopo, e vai a rilevare la misura dove praticare il taglio. In circostanze come queste, dove il pezzo che hai tagliato e che va a chiudere la fila è particolarmente corto, puoi stendere sull'incastro un filo di colla vinilica. Lo vai quindi a posizionare, e vista la mancanza di spazio tra parete e lastra, ti avvali questa volta, anziché del battitore di posizionamento, della bara tiralame per incastrarlo in posizione corretta. Dopodiché, anche qui ovviamente, posizioni gli spessori. Chiusa la prima fila, ti avvali del pezzo rimanente a quello che hai tagliato precedentemente per chiudere la prima fila, per aprire la seconda fila. Questo per due motivi. Innanzitutto eviti di fare scarto, non è cosa da poco. In più devi evitare che gli incastri tra una fila e l'altra finiscano in parallelo. In questo modo, andando ad impiegare il pezzo che hai tagliato precedentemente per chiudere la prima fila, avrai sicuramente, in maniera inevitabile, un listone più corto. Ho messo il cartoncino arancione per mostrarti meglio dove si trova il giunto delle prime due lastre. E come puoi vedere, posizionando la lastra che ti è rimasta dal taglio precedentemente fatto, i giunti saranno sfarsati, e questo è un fattore tecnico importantissimo da rispettare.
questo punto le operazioni si ripetono una dietro l'altra, la procedura è sempre la stessa. Evitare quindi di far combaciare le giunture e continuare a posizionare le varie lastre spessolando sempre lungo il muro perimetrale. Per evitare di danneggiare il materassino che vai a posare sul pavimento esistente, io ti consiglio di stendere uno strato di materassino alla volta, in modo tale che quando operi sulla parte già preparata eviti di danneggiare la seconda striscia con le ginocchia o con le scarpe. Ovviamente stendi la seconda striscia di materassino prima di andare oltre con il pavimento e ricordati di unire i due lembi, che non si devono accavallare, con il nastro di carta. Le porte vanno rimosse dai cardini, appoggiate temporaneamente, ed il montante delle porte va segato via dallo spessore del pavimento che stai appoggiando. Prenditi il tempo che ti serve, armati di pazienza e rifai tutte le riseghe del caso. Dopodiché la porta la rimonti spessorandola con le rondelle dedicate proprio per alzare le porte. Se non dovesse bastare, nel caso di porte interne puoi piallarla leggermente di sotto. Nel caso di un portoncino corazzato come questo invece vai ad agire sulle brugole dedicate proprio alla regolazione della porta per sollevarla in modo tale che non strisci sul pavimento. Ricordati anche, quando vai a fare le riseghe, visto che sicuramente ti andrai ad avvalere di scarti di tavole, di sbalzare sempre con i giunti. Stesso esempio di prima con i cartoncini, ti mostro come sto attento a far sì che i giunti tra una fila e l'altra siano sfalsati. Per l'ultima fila dovrai tagliare il listone anche in larghezza. Procedi in questo modo: appoggia il listone che dovrai tagliare a filo dell'ultimo listone posato. Prendi un altro listone, lo fai scorrere sopra quest'ultimo e lo mandi in battuta sui cunei distanziatori o sugli spessori che ti sei procurato. A questo punto traccia una linea che sarà la linea di taglio. Esegui il taglio e posa l'elemento tagliato. Se il pavimento che stai posando supera i 6-7 metri lineari, è consigliabile posizionare un giunto di dilatazione. Una parte va fissata al pavimento già esistente, mentre l'altra parte ha una guarnizione proprietaria che, sfruttando un T-track, permette di avere questa guarnizione che si va ad alloggiare all'interno della sua sede e incastrerà la parte superiore, giusto per rendere il tutto più gradevole. Grazie al giunto di dilatazione il pavimento va a guadagnare altro spazio a lui indispensabile per la sua dilatazione. Posata anche l'ultima fila di listoni, non ti resta che fissare il battiscopa. Io normalmente mi avvalgo del silicone, depongo 2-3 gnocchette di silicone a seconda della lunghezza del battiscopa che stai posando, dopodiché lo appoggio al muro. Nel mio caso specifico, in questo punto, ho già visto che devo spessolare leggermente, ti dicevo, lo appoggio al muro e poi provvisoriamente o lo puoi fissare con del nastro di carta. In alternativa puoi usare dei chiodi da tappezziere che sono privi di testa, in modo tale che quando poi li vai a fissare non si veda la testa del chiodo. Ricordati però di coprire la testa del martello con del nastro isolante, in modo tale da non ammaccare il battiscopa. Se invece poi, come nel mio caso, possiedi una pistola sparachiodi, meglio ancora, ti puoi avvalere di questa.
Fissato il battiscopa, hai concluso la posa del tuo pavimento flottante. Il vecchio pavimento, nel mio caso un grezzo massetto, lascia il posto a un pavimento sicuramente più gradevole da vedere e più piacevole da vivere. Si tratta tra l'altro di un pavimento che non è particolarmente delicato, anche se mi permetto di ricordarti che il nemico numero uno di questo pavimento è proprio l'acqua. Quindi quando lo vai a lavare usa prodotti non troppo aggressivi e uno straccio ben strizzato. Ti mostro in queste inquadrature anche il giunto di dilatazione che ho dovuto adoperare perché io ho pavimentato una superficie di circa 60 metri quadri dove nel tratto lineare più lungo superavo i 6 metri e il giunto di dilatazione, una volta messo il guscio superiore, praticamente scompare e si va a mimetizzare con la pavimentazione. Questo video tutorial finisce qui, io ti saluto con un'inquadratura simile a quella di apertura video, cambia solo che anziché il triste grigio massetto che c'era in apertura, questa volta c'è un pavimento più bello da vedere, più piacevole da vivere. Ho qui con me quello che mi rimane di avanzo, a inizio video ti ho parlato del 10% di quantità da calcolare in più, in modo tale che in caso di necessità hai materiale per fare delle sostituzioni. E niente, io ti saluto perché il video è diventato anche parecchio lungo, non mi dilungo ulteriormente. Ti voglio solamente ricordare che se c'è qualcosa che non ti è chiaro oppure mi sono dimenticato di dirti qualcosa, ma non credo, qui sotto nei commenti mi puoi scrivere e ti risponderò tempestivamente per qualsiasi dubbio o incertezza. Per tutto il resto io ringrazio te per aver visto questo video, se ne è il piacere ti invito anche a iscriverti al mio canale, se il video ti è stato utile e ti è piaciuto, perché no, metti anche un like. Come in chiusura di ogni mio video, io ti saluto e ti auguro buon lavoro per i tuoi progetti. Ciao!